Per la prima volta in peregrinazio, le reliquie di San Mauro, provenienti da San Mauro Castelverde, diocesi di Cefalù, sono arrivate questa mattina a Belpasso, accompagnate dalla delegazione municipale, dal parroco e dalle antiche confraternite del luogo, per un gemellaggio tra le due parrocchie e i rispettivi comuni. Nel contesto delle iniziative religiose dell'anno giubilare aperto a Belpasso lo scorso 14 dicembre, in ricordo dell'eruzione del 1669, anche nella cittadina pedemontana si prega San Mauro, di cui nella chiesa madre belpassese si conserva una tela della fine del XVIII secolo e si venera un simulacro in legno realizzato dallo scultore acese Angelo Musumeci, donato alla comunità parrocchiale nel 1891. La solenne celebrazione eucaristica è stata presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Marciante, vescovo di Cefalù. Il momento religioso è stato condiviso con le diverse comunità etnee che venerano San Mauro, tra cui Acicastello, Via Grande e Monacella, frazione di Santa Venerina. Auguro alla comunità di Belpasso e alla comunità di San Mauro Castelverde di prendere frutto da questo gemellaggio, che questa relazione possa portare frutti di amicizia, di collaborazione. Una giornata importante per queste due comunità a motivo di quest'anno giubilare straordinario. Nel comitato pastorale abbiamo pensato che tutte le celebrazioni, le devozioni quest'anno abbiano un senso più ecclesiale, per cui che bello riunirsi con tutte le comunità che in Sicilia venero San Mauro Abate e soprattutto con l'insigne reliquia del capo venerato a San Mauro Castelverde, che io tempo fa ho conosciuto predicando in quei luoghi. Che sia un cammino alla luce della preghiera e del lavoro e soprattutto per vivere la ricostruzione di una Europa che viva fede, speranza, carità e unione nel vincolo dei nostri santi.